Non penso di avervi mai detto come sia nato il soprannome Re Leone. No, non è per la fierezza o per il coraggio che siamo soliti attribuire al re della savana, più semplicemente per i miei capelli. Perché dopo la prima guarigione, una volta rispuntati in cima alla mia testa pelata, li ho lasciati crescere per quasi un anno. Non lo avevo mai fatto. Il risultato fu una splendida criniera di boccoli, che mese dopo mese, centimetro dopo centimetro, divenne simbolo della grandezza della mia vittoria. Purtroppo però si resero necessarie nuove terapie e il ritorno della malattia fece strage dei miei ricci. Nessuno si salvò, prima o poi arrivò per tutti l'ora di cadere. Anche questa volta, col trapianto, i miei nuovi ricci sono condannati e a differenza mia non hanno alcuna speranza di salvarsi. Ma questa volta è diverso. Non lascerò che sia la malattia a portarmeli via. Se proprio devo perderli, allora voglio che sia per mano mia e non per mano delle terapie. Questo però non significa che io sto azzerando i miei capelli come si fa con il conteggio dei giorni quando in una centrale nucleare accade una catastrofe. Io non li azzero perché siamo prossimi ad una fine. Io li rado perché siamo prossimi ad un nuovo inizio, una nuova vita, la mia terza vita. Perché so che poi avranno tutto il tempo che vorranno per tornare lunghi, voluminosi, vittoriosi. Perché da quest'ultima battaglia mi aspetto un solo esito, un solo vincitore. E non è il tumore, è il Re Leone.